Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Vi è mai capitato di riascoltare la vostra voce, magari registrata o in un video, e non vi è piaciuta? Perché accade? Cantare, cantare in libertà. Spesso ho sentito dire la mia voce non mi piace. Perché accade questo? In realtà la voce che noi sentiamo di noi stessi è una voce che è sommata tra la voce che arriva da fuori, attraverso l'aria alle nostre orecchie, e sia la voce che internamente noi sentiamo con l'orecchio interno, mentre gli altri di noi stessi sentono solo quello che esce dalla nostra bocca. Quindi per gli altri ascoltare la voce nostra è una normalità quando la sentono registrata, per noi invece sentendo la nostra voce registrata non la riconosciamo e quindi non ci piace. È un po' come se una mattina tu ti svegliassi e allo specchio vedessi riflessa un'altra immagine. È normale che anche se questa immagine fosse bellissima, comunque fa un po' impressione e quindi al primo impatto non ti piace. Questo è normalissimo e succede a tutti, però poi piano piano, continuando a registrarsi, a riascoltarsi, a cantare al microfono, quindi sentendo la nostra voce attraverso gli altoparlanti, vedrete che vi abituerete alla vostra voce, la riconoscerete e sembrerà bella anche alle vostre orecchie. Un consiglio è che mentre canti, non riascoltare la tua voce in quel momento, mentre stai cantando, perché questo ti distrae dall'interpretazione del brano. Quindi quando noi cantiamo, cantiamo e basta, non riascoltiamoci. E ricordati che è meglio sentire una persona interessante che vedere una persona solo bella. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà. E se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.